Si aumentano i contagi e i ricoveri al momento sono sotto controllo ed è questa la notizia confortante per la nostra regione. Eppure si sta parlando di quarta ondata Covid, come affrontarle e come stanno le cose? Il professor Paolo Fazzi, direttore Unità Operativa Complessa Virologia e Microbiologia Ospedale di Pescara. Siamo nella quarta ondata, professore? Probabilmente sì, probabilmente sì, perché stiamo vedendo piano piano che questi casi aumentano in Abruzzo e in Italia, ma come si vede pure dai TG internazionali, aumentano anche nel resto del mondo, nel resto dell'Europa occidentale, così come purtroppo in Europa orientale, perché lì non sono vaccinati. Era un qualcosa di prevedibile perché i coronavirus SARS-CoV-1 e 2, così come gli altri coronavirus, gli altri quattro, diciamo che danno il raffreddore comune, insistono proprio nel periodo più freddo alle nostre latitudini, quindi autunno inoltrato alla primavera inoltrata, perché fanno così. MERS-CoV, che è quello che dà la polmonite medio orientale, invece no, ma quella di MERS-CoV è una storia tutta particolare, perché è un coronavirus che ha avuto un salto di specie dal cammello bacteriano all'essere umano e che stranamente incide nelle zone molto calde e secche del mondo. Tutti gli altri sei coronavirus, compreso SARS-CoV-2, invece nell'emisfero boreale, incidono in questa fase. Quindi è normale che in questo momento climatico ci sia un maggior numero di soggetti, ci siano appunto dei soggetti che possano infettarsi ed ammalare. Quest'anno abbiamo la variante Delta, che è molto peggio della variante che c'era a novembre dell'anno scorso, quando ci fu, vi ricordate, una terribile seconda ondata, e ciononostante stiamo reggendo, stiamo andando meglio. Perché? Perché praticamente c'è la variabile vaccino, è il vaccino che ci sta salvando, è il vaccino che ci salverà. Dovremmo tutti quanti vaccinarci, perché i Novax, o chiamiamoli così in senso lato, gli scettici, i Vax scettici, i Vax fobici, eccetera, devono prima o poi essere costretti, perché tanto non lo faranno mai, ad essere vaccinati. Il Green Pass è stato un ottimo strumento di convincimento per appunto effettuare la vaccinazione, ed ha solamente questo recondito, più o meno recondito compito, ed è stato secondo me, un buon artificio utilizzato non solo in Italia, ma anche in altri stati. E cosa ci aspettiamo? Ci aspetteremo un lieve rialzo sempre dei casi. Probabilmente appunto sarà un rialzo, anche se lieve, che gradualmente purtroppo ci accompagnerà alle soglie del periodo natalizio. Lì dovremmo stare un pochettino più tranquilli, cioè incontrarci in pochi, evitare gli assembramenti, perché sotto Natale o comunque durante le feste natalizie è piacevole vedersi o rivedersi nelle piazze, nelle vie più o meno affollate per lo shopping, però dovremmo stare attenti. Se tutti quanti portiamo una mascherina, anche una mascherina tipo questa, che è chirurgica, non è una FFP2 o FFP3, riesce a garantire il non passaggio del virus da un soggetto affetto infetto ad uno che non lo è. Quindi se tutti quanti portiamo la mascherina, possiamo stare all'aperto o al chiuso, rifrequentare, che ne so, i teatri, gli stadi, eccetera, però dobbiamo tenere la mascherina. E quindi tutti i consigli che ormai ognuno conosce, se dovessimo riuscire a essere appunto più attenti, potremmo trascorrere delle serene vacanze natalizie. Vaccini al di sotto dei 50 anni, terze dosi, e vaccini dei 5 agli 11 anni, come siamo messi? Si è già deciso qualcosa o si è ancora in forse? Allora, negli Stati Uniti tra poco si comincerà, se già non si è cominciato, ma mi sembra tra poco si comincerà a vaccinare dai 5 agli 11 anni con Pfizer, che la sperimentazione è stata fatta con Pfizer. Probabilmente poi l'EMA valuterà di vaccinare anche questo stesso setting di pazienti anche in Europa. Io non posso che essere favorevole, perché
questo tipo di vaccino non è che faccia più male al bambino rispetto che al vecchio o all'adulto. Così come si è osservato nei soggetti over 12, prima ancora over 18, si osserverà la stessa cosa nei soggetti under 12 e poi anche under 5 quando ci sarà questa opportunità. D'altra parte dobbiamo vaccinarci tutti, 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 in tutte le classi d'età e in tutto il mondo, perché diversamente non ne usciremo fuori nel giro di pochi anni. Quindi terze dosi per tutti? Ma certo che sì, si è dimostrato che purtroppo questo gruppo di virus, quando incontra la specie umana, genera un'immunità transitoria che dura variabilmente da 3-4 mesi a 18 mesi circa, con una mediana di 9-12 mesi. Ovviamente il tutto però è inversamente proporzionale all'età, per cui un soggetto anziano, un over 60, probabilmente dopo 6-7 mesi già non ha più immunità. Un soggetto più giovane probabilmente invece ce l'ha pure, mantiene l'immunità anche per più di un anno. Di conseguenza, non riuscendo in questo momento la scienza a farci capire quando realmente si è del tutto privi di immunità, prudente che un over 60 a 6 mesi pratichi la terza dose. E poi vediamo quello che succederà, perché probabilmente ci sarà anche una quarta, una quinta o che ne so io, una ventesima, se non dovessimo essere vaccinati tutti quanti, perché le varianti del virus, quelle cattive, si girano nel terzo mondo, laddove ci sono immunodepressi AIDS che non hanno purtroppo, grazie a Big Pharma, la possibilità di accedere agli antiretrovirali e quindi che combattono l'AIDS. È proprio lì che si generano queste varianti. Non a caso in Sudafrica si è generata la variante sudafricana e adesso la nuova variante sudafricana, che è terribile perché buca in grande percentuale i vaccini, solo che fortunatamente anche lì è imperante la variante Delta, che la fa girare nell'ordine del 2%. Fintanto che ci sarà Delta saremo protetti, perché Delta con la terza dose di vaccino viene combattuta al 91-93% di media, con due dosi al 71-73%. Questi sono dati scientifici, non me li invento io. Sono dati desumibili dalla letteratura scientifica internazionale, che provengono da ricercatori israeliani, perché sapete che gli israeliani sono stati i primi a vaccinarsi prima di effettuare a tutta la popolazione la terza dose.